Il countdown sta per volgere al termine. Nel weekend il Christian Barletta esordirà nel campionato di Serie A2 2017-2018. Nella serata di giovedì, intanto, il sodalizio biancorosso, presieduto e allenato da coach Antonio D'Azzaro, si è presentato alla stampa con una conferenza tra le mura del Pala Borgia. Occasione per conoscere i nuovi arrivi: il trio spagnolo composto da Agnos, Fente e Zala, l'estro dell'argentino Gastón Bueno, l'esperienza di Dicháula tra i pali e il gradito ritorno di Carmine Riondino. Tre confermati ci sarà ancora una volta Capitan Capacchione alla sua undicesima stagione con la maglia della sua città, oltre a Gabriel Focogi, talento cristallino del vivaio del Christian Barletta. Una rosa di tutto rispetto con un obiettivo ambizioso, come afferma Antonio D'Azzaro. Sì, noi abbiamo allestito una formazione che per poter figurare alla grande in questo campionato. Un campionato strano perché oggi, anche con la rinuncia da parte dell'Isernia, va, diciamo, affrontato in maniera particolare, perché le squadre si sono ridotte a 10 e quindi non ci saranno margini di errori, margini di poter fare dei passi falsi se si vuole, diciamo, raggiungere un obiettivo che è quello migliore dell'anno scorso. Noi cercheremo, con la nostra esperienza, di cercare di farci trovare pronti già da sabato prossimo con Dessa Michele, sapendo anche che è una squadra insidiosa, è una squadra nuova come la nostra. Quindi scenderemo in campo soprattutto con la voglia di regalare ai nostri tifosi una vittoria. Però siamo consapevoli che abbiamo fatto una programmazione dove con i piedi per terra cercheremo partita per partita di crescere e di raggiungere alla lunga dei risultati straordinari per la nostra città. Nel pomeriggio di sabato sarà San Michele il primo avversario per Capacchione e compagni, squadra di livello, quella barese, con diversi profili interessanti come Lucas Francini. Calcio d'inizio previsto alle 16. Per il Christian è tempo di fare sul serio. Si avvicina in un momento un po', diciamo, molto particolare. Abbiamo lavorato tanto questo mese, anche se abbiamo avuto tante problematiche legate agli infortuni, legate al fatto che siamo una squadra nuova, una squadra giovane, quindi abbiamo bisogno di tempo, però siamo consapevoli di aver allestito una squadra, una rosa, che sicuramente con il tempo darà grosse soddisfazioni sia sul campo che ai nostri tifosi.